Oh Gesù, no, no, cos'è? Cos'hai combinato? Signore e signori, siamo ritornati per la quinta volta con la reaction ai vostri canali qua su YouTube. Dato che su Twitch me lo chiedete sempre come format di punta, e allora quest'oggi ve l'ho riportato qua su YouTube. Mi raccomando, se anche voi volete partecipare alla reaction, dovete venire ovviamente in live su Twitch. Vi ricordo, mi raccomando, di iscrivervi al canale, attivare la campanellina e di lasciare un pollice in su a questo video, così capisco che è un format che vi piace anche su YouTube. E vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate il nostro canale Telegram, pieno di offerte per gamer e streamer. E trovate il nostro sito internet con tantissimi servizi in ambito streaming. Noi ci vediamo subito dopo la sigla. Buona visione. Come sempre, questo video è sponsorizzato dai nostri amici di Oned, che hanno inserito nel loro sito le emote animate. Cosa c'è di meglio delle emote di Twitch? Sicuramente le emote animate di Twitch. Tieniti pronto perché Oned ha tirato fuori una perla fantastica, ovvero le nuove emote per i vostri iscritti animate. Questi vivaci compagni conquisteranno il cuore dei tuoi spettatori in un batter d'occhio. Oned TV è il più grande store per streamer al mondo, con più di 1000 emote aggiungibili immediatamente nel tuo canale Twitch. Cosa stai aspettando? Aggiungi subito 8 emote animate e statiche al tuo profilo. E non dimenticarti di utilizzare il codice streaming per avere subito il 50% di sconto. Allora, vediamo Maverick. Raccontami lei che cosa fa sul suo canale, perché non vedo nulla. Vedo solamente le grafiche, non c'è una live, non c'è un tubo. Lei non streama? Dovrei iniziare. Ah, ok. E che stai aspettando? Lei dovrebbe iniziare a streamare, sarebbe anche ora. Voglio portare GTA, porta quello che ti pare, ma inizia a streamare. Qui abbiamo il font di Fortnite, qua abbiamo il font Impact. Sono molto basic, sì, cioè non c'è niente di che. Tra l'altro le icone io ti suggerisco di non farle cioè, dei loro colori originali, ma di mettere delle icone come abbiamo fatto noi e facciamo spesso, mettere tipo le icone tutte bianche, tutte rosse, tutte gialle, a seconda di qual è il, diciamo, tema del tuo canale. Quindi non utilizzare icone differenti, anche perché sono di dimensioni differenti. Tra l'altro questo non è nemmeno l'icon di Instagram attuale, perché l'icon di Instagram attuale, chi non mi segue su Instagram verrà fucilato su GTRP. L'applicazione di Instagram attualmente è quella. Quindi non è proprio così. È un po' più piccola, diciamo, nei bordi. Ah, piccola parentesi, punto esclamativo squadra. Vi invito a compilare il modulo se avete voglia di entrare dentro Improve Your Stream, proprio infilarvi dentro Improve Your Stream. Come sapete, noi la sera, il lunedì sera, ad esempio, facciamo un incontro fisso con la squadra. Siamo questi qui. Ovviamente abbiamo un tot di streamer all'interno e ci si scambia informazioni di ogni tipo. Si fanno live assieme, si chiacchiera, ci si supporta vicenda e ci si raida a vicenda, ci si aiuta a crescere. Quindi ragazzuoli, se avete piacere di entrare all'interno di Improve Your Stream, punto esclamativo squadra, mandate pure il modulo. Ci sono scritti un attimo i requisiti, non sono eccessivamente alti attualmente, quindi potete entrare tranquillamente, un minimo, ragazzi, un minimo sì, ma non esagerato, d'accordo? Allora, vabbè, comunque Maverick, in sostanza, nel momento in cui inizierai a streamare, ricordati che le grafiche devono essere fatte, devono avere una coerenza. Vedi, tutte con lo stesso font. Colori, stessi colori, cioè, c'è una coerenza. Ecco, qui questa coerenza manca un po'. Manca un po' perché soprattutto il logo non c'entra assolutamente nulla con il resto delle grafiche ed è un logo preso molto così, alla, come si dice dalle mie parti, Carlona. Repe? Repentino, un nuovo rapper. Vediamo un po'. Il suo canale non mi dispiace, se non per queste tre icone qua che sono, diciamo, un pugno negli zebedei. Ridimensiono un attimo sul 1080. Allora, mi piace il tuo banner, però io avrei fatto una cosa di questo tipo. Senza metterci il tuo nome, va bene così. Cioè, questo è proprio bello, mi piace. L'avrei fatto però forse un filino più piccolo. Dall'altra parte, proprio in contrapposizione, avrei fatto un altro cerchio, però forse non giallo. Non mi piace il giallo, anche se so che il tuo logo è questa, però non mi piace molto il giallo, non lo so perché. Ah, attenzione. Vabbè, dai. Quanto cazzo Volevo spacca. rivedere l'alert figo minore 3. Forse avrei utilizzato un altro colore, ma soprattutto non avrei messo questo tipo, che non so che sia bellissimo, è bellissimo l'effetto, ma generalmente proprio bam, piffetto, via. E qui dentro avrei messo i tuoi social. Se tu ti chiami Repe un po' dappertutto, io qui avrei fatto i tre social, le tre iconcine con scritto Repe sotto. Allora, tu hai deciso di mettere la tua foto, così. Support me, YouTube, Instagram. Queste cose qui credo siano acquistate a parte, come anche... Però qui è in italiano. Dimmi un attimo, da dove vengono queste grafiche? Pensavo fosse FIFA per un attimo. Infatti dicevo, ma Repe gioca FIFA? Allora, posso ucciderti? Mi piacciono gli occhialetti così.
Posso ucciderti? Che luce hai dentro la tua camera? Mannaia te. Non fate caso alle vagine elettriche che ho ordinato. Qualcosa tipo questi o questo. Basterebbe una roba del genere per trasformare la scena. Cioè tu spari sti due pareti, uno contro questo muro, l'altro contro il letto, dietro di te. E la tua stanza si trasforma completamente. Cioè prende proprio un altro... Vedi la differenza dietro? Se io qui avessi la luce della camera sopra, farebbe cagare al cazzo. Ma pesante. Alexa, spegni studio. Mi sembra abbastanza diversa la situazione. Poi, aspetta, perché facciamo le cose fatte bene, allora, se vogliamo fare la simulazione. Guardate la differenza. Questo qui è il mio studio senza... con le luci davanti a me, basta. E la luce accesa da sopra. Perché c'è la luce accesa da sopra? Vedete che è un po' illuminato? Questa qui è la situazione. Beh, sì, per carità, è qualità, va bene. Però voglio dire, cioè, quanto costa la tua postazione e ogni quanto la aggiorni? Dipende, Enzo, ogni quanto mi serve qualcosa. La postazione oramai sarà 13-14 mila euro. Vedete la differenza? La differenza è cioè, così non dice... Così è piatto dietro. Cioè, vedete che proprio non c'è la profondità. Guardate anche qui, non c'è profondità. Ci sono io qui. Cioè, magari uno dice, beh, sì, che bello, perché c'è anche il mo... Va bene, ok, per carità. Però non c'è un cazzo, cioè... Dovrei aver riacceso tutto, se non sbaglio. Cioè, comunque, c'è la sua differenza, ecco. Allora, andiamo avanti, cicci pasticci, e andiamo su Graphify Store. Chi vuol comprare le grafiche, punto esclamativo grafico. Oh, fatemi spammare ogni tanto, porco due, fatemi spammare. Allora, signor Nick HT, ui ui ui. Allora, qui abbiamo un po' di cose, si vede metà. Ah, aspetta, mai? Ah, oddio, no, no, ti picchio. No, ok, pensavo fosse una cosa figa, tipo minimal. No, allora no, allora in questo caso no. È un po' tutto da rivedere il banner, vedi com'è tutto sminchiato. Forse riesci a vederlo bene da mobile, ma da PC è qualcosa di... Si vede per metà, eh no, è da rifare. Consiglio di rifare assolutamente. Non so se hai presente, non so se hai presente i formati. Comunque, allora io ti suggerisco, Nick, di andare su YouTube. Ti do il link. Qui trovi come montare un Twitch banner con la risoluzione corretta, gli spazi, no, di dove mettere praticamente il logo, barra lo slogan, quello che vuoi te. I social dall'altro lato e... Come vedi ci sono i quadrati centrali che fondamentalmente sono quelli che trovi qui. Ok, questa cosa qui la trovi sagomata. Ok, così ti dà una mano a centrare un attimo il tutto. L'immagine profilo a me piace. Pannello, ok, andiamo a vedere un attimo la live. Allora, tu giochi... Oh Gesù. No. No, cos'è? Cos'hai combinato? Cioè, presente quando usi Nvidia Broadcast nel modo più sbagliato possibile? Allora, incomincia a regolarlo, Nick, diverso. Nvidia Broadcast, non puoi sparare la sfocatura 200. Cala. Se no, lo stacco tra te e il dietro è evidente. La stai usando troppo, troppo spinta. Cioè, guarda qui. Praticamente ci sei te, che si vede benissimo la linea. Poi ogni tot ti muovi, chiaramente si vede il dietro, quindi no. Per il resto, l'illuminazione mi piace. Non so se sia giorno o notte. Nel caso in cui sia giorno... Cos'è? No, regà, non dovete andare via del live, mannaggia voi. Allora, Nick, stavi facendo l'aggiornamento, però tu non puoi lasciare... Cioè, o stacchi la live... Cioè, se tu lasci quasi 10 minuti, 27 minuti... Dai 20 ai 27, 7 minuti. Non va bene, capito? Cioè non devi rimanere là, per la gente se ne va. Che senso ha? Allora, signor Cicci, vediamo un po'. Belli panel. È bello il suo canale. Non mi piace il logo però. Non riesco, so che magari è una trollata, roba così, però non riesco a farmelo piacere. Dimmi Cicci, dimmi qualcosa del tuo canale, raccontami. Da quant'è che l'hai aperto? Quanti follower hai? Lo vedo. Che numerelli fai? Raccontami un po'. Allora, tu stai giocando a... Principalmente a Warzone, ok. Non riesco a trovare una quadra con la webcam e l'illuminazione. Quello che non trovi la quadra è che ti serve un'illuminazione, non ce l'hai. A me sembrano le luci dai monitor e basta. In realtà si sta un airlight del gatto accesa ma bassa, perché poi se l'accendo sembra anemico. Se tu illumini un po' tutta la webcam, un po' tutto quanto dietro. Tra l'altro qui hai la fortuna di avere un bel muro bianco, quindi basta che ci metti un bel proiettore, pam. Cioè, proiettore intendo un farettino. Spari il farettino, che ne so, blu dietro, è già un altro mondo. Poi, volendo, se vuoi investire altri due soldini, una seconda key light piccolina, ne prendi un'altra che ti fa la luce dall'altro lato. Cioè, il concetto... Perché io qui non sembro anemico o anemico, mettete l'accento dove volete voi, perché le luci sono due. Avendo la doppia luce, non ho un faro potente da una parte, che poi in realtà questo qui è più acceso dell'altro. Questa è solo una lucetta per togliere l'ombra. Sì, avevo pensato infatti alla cosa di metterla... Di mettere una, esatto. Mettendone un'altra dovresti risolvere il problema. Però mi raccomando, anche un faro dietro. Hai la fortuna di avere un muro bianco, sfruttalo. Per il resto, cioè, io sono andato a vedere adesso. Per farti capire, cerca di essere meno Murray based. Non paga mai copiare qualcun altro.
Ci sei, Pot? Allora, lei ha un bel canale. A me piace il suo canale. A me piace la grafica. Non avrei usato il grigio qui. Io avrei fatto un bel logo brillante. Cioè, vedi questa parte qui? L'avrei fatta anche di qua. Ho iniziato un mese e mezzo fa. Sono riuscito, partendo da poco, a prendere la mia affiliazione. Ora streamo praticamente dalla domenica al giovedì tutte le sere. Ora sto cercando di creare un po' di contenuti per coltivare anche le altre piattaforme come TikTok e YouTube. Bravissimo, ci sta. Allora, Pot, il tuo canale in generale mi piace. È un canale con della qualità, assolutamente, senza alcun dubbio. Le grafiche sono assolutamente dedicate, si vede. Quindi sono solo tue. E questa è una cosa che apprezzo tantissimo. Idem anche lo Starting Soon, che non è parte di un pack, ma è assolutamente disegnato. Poi, andiamo a vedere il video. Bello anche l'overlay. Bello il logo, come appare il cerchio, il pugno e poi il fulmine, bello. Anche l'illuminazione della cam ci sta. Comunque, bel canale, signor Pot. Lei ha la qualità giusta, macini un po' più di numeri e streami molto di più. Perché ho visto che sei stato fermo 6 giorni, praticamente. Devi spingerci un po' di più. Ah, sai cosa c'è? Io ho visto un canale che si chiama Falco Sama. Non so se c'è ancora. Ci sei, Falco? Sono stato attirato dal tuo logo e da queste ondine. Che cosa ha lei negli occhi? Deve dormire di più, Falco? Dorme poco. Allora, il suo canale sicuramente è giallo. Allora, intanto, se hai seguito le mie guide mi fa un sacco piacere. Direi che è estremamente giallo. Io farei così, Falco, fossi in te. Dal giallo lo trasformerei completamente in un altro colore. Scala di grigi. Grigio chiaro, grigio scuro. E Falco Sama lo disegnerei di giallo. Allora, ti faccio capire l'esempio semplice. Per dire, no? Qualcosa di questo tipo ha già un effetto diverso, no? Adesso, non so come l'hai messo te. Era tipo di lato, non mi ricordo, vabbè. Cioè, vedi quanto è diverso. Caro Falco, comunque, in linea di massima, bel canale, riequilibria i colori. Tutto qua. E segati anche tu con le racchette da paddle. Bene, siamo giunti al termine di questo video. Mi raccomando, lasciate un pollice in su se volete che prosegua la serie delle reaction su YouTube. Mi raccomando, iscrivetevi e attivate la campanellina. E ci vediamo in live su Twitch se volete anche voi avere la possibilità di comparire in uno dei miei video. Noi ci vediamo alla prossima. Buona streaming a tutti.